Di cosa potremmo avere bisogno oggi per riuscire ad andare via un po' più svelti? Uno, mi rendo conto che è una cosa non proprio semplicissima, ma una sorta di tregua normativo-procedurale, perché altrimenti le procedure diventano un imbuto da rivedere ad ogni modifico di interpretazione normativa. Cioè, voi capite che già adesso, e non cito dei numeri della lotteria perché l'ho viste direttamente, l'ho viste fare dal collega di fianco a me, domande di 150 pagine che richiedono almeno 8 ore di tempo di caricamento, se poi a metà a questo punto si blocca la procedura perché l'abbiamo complicata così tanto che gli invii sono infiniti, diventano oggettivamente un imbuto. Se tutte le volte la dobbiamo modificare perché stiamo modificando qualche cosa e dobbiamo recepire le modifiche, adesso abbiamo bisogno di finirle queste domande. Abbiamo ottenuto, e la Regione è stata sensibilissima da questo punto di vista, la proroga dei termini delle domande, la possibilità di portare avanti questo lavoro anche nei prossimi mesi, ma adesso bisogna che le facciamo. Un'altra cosa che credo noi dobbiamo riuscire a contenere è l'eccesso di discrezionalità e di ridondanza da parte dei diversi soggetti che sono deputati al controllo. Che di mestiere loro e di incarico, io credo collettivo, devono rimanere solo nell'ambito delle norme e delle istruzioni fornite, punto. Noi non possiamo tutte le volte inventarci nuove autocertificazioni, nuove dichiarazioni di dichiarazione, nuovi allegati di, nuovi non scritti da nessuna parte, non previsti in nessun posto. Io ho citato davvero quella delle foto solo a colori, perché bianco e nero non va bene, ma il cono di visuale non è quello giusto, per cui lei me le deve rifare. Ma questi sono mesi, mesi che vanno e che inchiodano. La competenza tecnica dei periti e dei progettisti e le loro scelte tecniche non possono essere continuamente messe in discussione da parte degli accettatori, non accertatori, accettatori da chi riceve la pratica, o dei controllori. Cioè, se abbiamo fatto un meccanismo per cui il perito, progettista, tecnico assevera e risponde di quello che dichiara, non è che qualcun altro si mette lì a vedere se ci ha preso comunque a fare i conti o se ha fatto la scelta tecnica più opportuna. Tuttora che rientra in quelle che sono le previsioni, le categorie da tariffario, le categorie. No, a questo punto è finita, perché se no il meccanismo non può più girare e si inchioda lì. Diamo una mano a coloro che non hanno gli strumenti ad averli, per esempio in regione qualcuno, quando corriamo dietro qualche pratica, si lamenta perché la protezione civile non può accettare le pratiche fornite in fornato elettronico, ha bisogno di avere ancora il cartaceo, eccetera eccetera. Quindi diamoci una mano per vedere se ci riusciamo. Diamo una mano ai tecnici che devono, degli uffici comunali che hanno bisogno di supporto per elaborare e concedere titoli edilizi indispensabili per sfinge e mude mediante l'aiuto di tecnici esperti, perché se no siamo costretti a richiedere per forza il silenzio assenso in 30-45 giorni. È molto positivo che gli uffici tecnici comunali vengano rinforzati, no? E che vengano dotati di supporto con addirittura una serie di quadri assunti ad hoc, ma se sono alla prima esperienza e non hanno nessuna competenza da questo punto di vista, per questioni anagrafiche, per questioni di esperienza professionale, inevitabilmente avranno bisogno del parere favorevole del capo ufficio tecnico comunale e gli viene un nuovo imbuto. Possiamo mettercene 100, ma se alla fine il signor no lo deve sempre dire il geometro ingegnere comunale, il risultato finale è che da lì non ne usciamo. All'inizio era stato fatto con un gesto di solidarietà anche nobile una collaborazione o una rete di aiuto da parte dei tecnici degli altri comuni. Noi crediamo che, visto che negli altri comuni non impattati il lavoro del settore urbanistico edilizia è veramente ridotto ai minimi termini, lo sappiamo tutti, ci sia ancora la possibilità di avere collaborazioni fornite da soggetti che abbiano esperienze e competenze. Perché se no faremo fare esperienza e competenza a un sacco di ragazzi giovani che finalmente attraverso questo riusciranno a mettersi sul mercato, ma di sicuro i nostri tempi non si velocizzano, anzi.
C'è una cosa, limitazione è autolimitazione, questo è un invito che dal punto di vista dell'impresa faccio a qualche amico tecnico. Gli incarichi assunti dai professionisti dovrebbero essere proporzionali alla capacità produttiva che è in grado di affrontare lo studio, perché sennò si crea un altro imbuto. Dopo abbiamo davvero bisogno di scuse, comprese quelle che le procedure della regione non vanno, che la burocrazia c'è, ma perché non riusciamo a tenerci dietro. Questo vedo che è successo poco nelle imprese, quindi dichiaro, grandi collaborazioni, fa fatica, ma è successo veramente poco anche tra i professionisti. Piuttosto che passare una pratica a un collega non dell'area sisma e magari anche con niente da fare in ufficio, piuttosto ci facciamo uccidere. Questo non è molto né solidale ma neanche efficace da questo punto di vista. Vabbè, l'abbiamo chiesto tutti dall'inizio, la necessità di una legislazione europea nazionale sulle calamità naturali con criteri univoci, ma è una carenza che sta alla base di molte difficoltà. Manca proprio il presupposto. Come ogni assicurazione, anche in questo caso, il gioco era esattamente uguale. Indennizza il valore attuale di ricostruzione o di ripristino. Fine della discussione. No. Il contributo, e non è colpa della regione, ma è colpa della normazione nel suo complesso, ha la logica del contributo e quindi determina una burocrazia decisamente abbondante, adesso collegata. Per ridurne l'impatto la regione ha dovuto inventarsi altre robe che ha mutuato da quelle sugli incentivi, c'è in parte riuscita, in parte in qualche modo tutto questo meccanismo tende a piantarsi per una serie di incongruenze, di carenza di strumenti, come dico, di strumenti di normazione generale e non certamente di normazione locale. Abbiamo fatto molte sperimentazioni in situazioni di emergenza, grazie a Dio è andata, tutto sommato adesso sta andando abbastanza bene, almeno dal nostro punto di vista, però Sfinge, Mude, Sico, Durk, dematerializzato, le serbatoie e bussolotti che se funzionano saranno preziosissimi, però l'abbiamo tutto sperimentato in una situazione di emergenza. Pare stia andando bene, va bene, coraggio pagato e via che andiamo. Se lo dovessi dire lo sperimentiamo in un altro sisma ricominciando da lì, direi di no. Dobbiamo uscire da sto tappo delle whitelist, abbiamo creato un mostro e lo sappiamo benissimo, un mostro mostruoso veramente, perché non abbiamo nessuna certezza né di tempi di verifica né di garanzia del risultato. E purtroppo il mercato ce lo sta dicendo tutti i giorni, che cosa succede, no? Vale per il contratto tipo messo fuori dalla regione che in qualche modo verrà ritoccato, vale per un'altra serie di cose. Ormai tecnici e danneggiati, committenti, in tutto questo bailame ci capiscono così poco che, visto che non sanno che cosa fare, chiedono tutto a tutti, no? E la white list è il classico esempio di questo. Io ti chiedo tutto, ma io veramente faccio l'imbianchino, non c'è scritto tetem la delistas, io faccio il falegname, le well, io non voglio rischiare assolutamente niente, per cui abbiamo quasi 4.000 domande giacenti in prefettura, sappiamo che 1.500 almeno sono di soggetti che non la dovevano presentare, ma optorto collo sono costretti a presentare, non avranno mai risposta, ma finalmente hanno quella ricevuta che dice: ho presentato la domanda di iscrizione alla whitelist, per cui mi puoi dare da lavorare. Non va bene. È cambiato il prefetto, io credo che ci sia la possibilità di ragionare. Se Modena ha 4.000 domande e Bologna ne ha 150 e Reggio Emilia 250, stessa procedura, stessa amministrazione, stessi archivi, possibile che non ci sia la possibilità di riuscire a sbloccare questa cosa? Molti amministratori condominiali, molti committenti stanno proprio dicendo: io voglio un'impresa che sia già iscritta, perché abbiamo visto che qualche dono poi è stato messo fuori, che qualche dono... A questo punto si crea una concorrenza impari fra i 70 in tutto che ci sono adesso e gli altri 3.000 che aspettano di entrare. L'asso piglia tutto e gli altri sono a piedi. Bando INAIL. Assolutamente positivo, non sta andando, ma l'abbiamo capito perché non sta andando, perché i soldi non vanno a nessuno di quelli che li deve spendere. È indispensabile allargarne l'applicabilità a tutti i soggetti che a diverso titolo provvedono a mettere in sicurezza e a migliorare sismicamente i luoghi di lavoro,
non solo le imprese con i lavoratori dipendenti, tutti i proprietari che devono fare questa cosa, non ricevendo nulla, si fermano, non ce li hanno o non ce li vogliono mettere. Questi manini che siamo costretti a fare a fronte di questa norma, lo dichiaro pubblicamente così evitiamo perché sennò ci raccontiamo troppe storie, che dai metticeli te come impresa che così poi dopo te riscalo dall'affitto, eccetera, richiedono dei rapporti fiduciari che non ci sono in molti casi. L'inquilino dice ma non da fare niente, fai, e alla fine ci stiamo raccontando una serie di bugie, stiamo lavorando tutti in una stragrande parte di impianti, di capannoni che non sono stati messi in sicurezza. L'unico modo per farle è davvero questo, che chiunque migliori le condizioni del luogo di lavoro, visto che quella è la finalità del contributo INAIL, ha diritto ad avere questo contributo, se no non ci saltiamo mica fuori. Allo stesso modo credo che sia ora di chiarirci una volta e dire che, visto che adesso le mappe di scuotimento ci sono, i confini dei comuni non vanno più bene. Prima l'avevamo fatto per comuni e per paesi, no? Coloro che erano obbligati, coloro che non erano obbligati, perché non sapendo né leggere né scrivere abbiamo detto ci sta tutto Carpi e ci sta tutto Mirandola, ci sta tutto bene. Adesso le mappe di scuotimento ci sono, quelle sono le linee, non ce ne sono altre. E rispetto a quelle lavorare, modificare, fare quello che serve per dire chi si deve adeguare da questo punto di vista e chi non si deve adeguare. Se no noi continuiamo ad aspettare una vita, ma questa cosa non avverrà mai. Problema più grosso, ultimo ma non ultimo, è il problema della liquidità. Fondamentale, perché senza soldi non si va da nessuna parte. Abbiamo fatto pressione tutti, ma insistiamo tutti perché le banche adottino comportamenti adeguati e responsabili rispetto alla gravità della situazione. Non è sempre stato così. Abbiamo assistito a dei deliri solo per finanziare le imposte che ci hanno fatto diventare pazzi. Quando c'è stata la proroga, ma noi non sappiamo, ma noi non facciamo, ma noi non brighiamo. È stato davvero un delirio. Credo che sia giunto anche un momento, visto che l'abbiamo fatto per i capannoni, di fare anche un'altra cosa. Io sono stato uno di quelli personalmente che ha voluto che il pagamento fosse fatto direttamente all'impresa, perché avevamo l'esperienza dell'Aquila, il danneggiato prendeva i soldi, poi pagava nessuno, allora dico no, aspetta, paghiamo direttamente l'impresa. Ma questa non può diventare una verità di fede. Perché mi è impossibile danneggiato anticipare un po' di soldi all'impresa che farà i lavori per me? Ce li ho? Posso? No, perché solo quelli fino al 12 ottobre 2012 e tutti quegli altri no? Cosa cambia? La pratica è identica, la procedura è uguale, in sede di rendicontazione si dirà a voi vi vengono 100.000 euro, 80.000 a te, cioè di cui 20.000 già anticipati, con i criteri di trasparenza, tracciabilità, eccetera. Oggi così non è. E prevedere anche nei bandi dei lavori pubblici il pagamento dei subappaltatori. L'abbiamo messo nei bandi privati e nella normazione privata, per cui dobbiamo pagare in 30-60 giorni i subappaltatori, e questo crea un po' di certezza, di sicurezze. Nei lavori pubblici ciò non è stato inserito e abbiamo ancora un bel po' di gente in giro che aspetta soldi. E l'altra cosa è che se ogni passaggio, ogni volta che si muove un centesimo dobbiamo ricontrollare tutto da capo, noi ci moriremo qua dentro, non ne usciamo più. Aquila, che Aquila, non ha fatto i controlli ad ogni stato d'avanzamento lavori, ma l'ha fatto alla fine. Adesso non è un grande esempio da prendere a riferimento, ma se ogni SAL, quindi quattro, se per quattro volte io devo ricontrollare tutti i DURC, ricontrollare tutte le certificazioni, ricontrollare tutte le fatture, ripresentare tutto, noi non abbiamo imprese in grado di stare con almeno un terzo dell'importo lavori costantemente fuori per almeno sei mesi. Non ce la facciamo e capottiamo. Poi se fossero sei mesi, dice Barzelloni, io sono ottimista, dico sei mesi. Credo che queste siano cose di cui si può ragionare, ritoccare, fare, ma piccoli acceleratori della situazione. Ma non ho più molto da aggiungere.